Finalmente ho trovato una nuova location dove aprire la mia pizzeria, Pizzeria Manuno, e oggi voglio portarvi con me a vedere questa fantastica location. Innanzitutto partiamo dal parcheggio. Abbiamo un grandissimo parcheggio esterno con oltre 100 posti, in più abbiamo un parcheggio sotterraneo dove possiamo far arrivare anche camion, tir ed elicotteri. Venite con me. Qui abbiamo un bellissimo gazebo esterno con oltre 100 posti a sedere. In questo momento è distrutto, ma noi lo ristruttureremo. Qua verrà cambiato il look di questo legno, verranno cambiati i teli, verrà messe delle piante. Ma venite, venite, guardate qua. Questa è la sala esterna. Sala esterna con 100 posti a sedere. Anche qui verrà ribaltato tutto, sistemato, verranno fatti gli impianti di illuminazione, l'arredamento del legno verrà cambiato colore e sarà una sala esterna perfetta anche per fare eventi privati, eventi estivi. Eccoci qua, benvenuti da Pizzeria Manuno. Cioè, questo è quello che vorrei fare all'inaugurazione. Al momento vi posso dire solo, venite a vedere l'orrore, venite, venite. Guardate, questo è l'interno della sala del nostro locale. E al momento è in una situazione veramente orribile, sia di disordine, sia di sporco, sia di tante cose. Sono giorni che stiamo iniziando a pulire, ma la situazione è tragica. In questo angolo qua, prima avevamo un'area relax. Noi abbiamo deciso di eliminare questa area relax, creando qua un bellissimo laboratorio a vista. Quindi la gente che entra vede subito il laboratorio di pasticceria, dove ci sarà mia mamma Lady Angela a preparare i dolci. Qui in questo spazio nascerà un'enoteca con oltre 100 bottiglie di vini e anche graffe. Invece l'area plus, l'area spettacolo, una zona dedicata appositivamente a me e a mio fratello per realizzare lo spettacolo di pizza acrobatica. Abbiamo anche un pianoforte funzionante, che poi magari, non lo so, imparerò a suonarlo, così portiamo una novità nello spettacolo. Questa è ancora un'altra area dove abbiamo deciso di dedicarlo alle famiglie, le famiglie che hanno bambini, perché è proprio in questo angolo qua che creeremo una parete a vetrate dove ci sarà un'area bimbi interamente interattiva. Guardate ragazzi, questa è sono le vetrate del nostro locale. Abbiamo più di 7 vetrate, tutte a vista, che passano sulla strada principale di Poncarale, Bagnolo, San Zeno e Flero. Anche per andare a Montirone Ghedi si passa di qua. Qui ragazzi abbiamo la zona tecnico, dove si regola tutto il locale, ma soprattutto anche gli effetti luce che abbiamo impostato sul palcoscenico per fare gli spettacoli. Avremo anche un impianto audio favoloso dove si potrà usare sia per i nostri spettacoli, ma anche se uno vuole creare un evento privato. Qui verrà poi il laboratorio di pizzeria. Da quest'altra parte invece ragazzi abbiamo la nostra cucina, cucina ampia con spazio esterno riservato al personale. Beh ragazzi, che dire, questo è il mio nuovo locale, è un po' incasinato al momento, ma non vedo l'ora di farvelo vedere tutto finito e completato. Io vi aspetto tutti quanti all'inaugurazione e seguitemi per scoprire quando sarà. Nel frattempo vi saluto. Ciao ragazzi!